Per sabato 2 aprile. Una ragazza di 16 anni 4 mesi fa fu violentata sugli scogli di Marechiaro a Napoli. Per quella vicenda tre ragazzi, tutti minorenni, sono stati bloccati oggi dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale dei minorenni del capoluogo partenopeo e sono stati condotti in altrettante strutture minorili. In 4 mesi di indagini gli investigatori hanno raccolto diversi elementi che hanno portato nelle scorse ore ad una svolta nelle indagini. L'attività di indagine ad opera dei carabinieri della compagnia di Bagnoli era partita in quella sera di maggio dalle prime dichiarazioni assunte dai militari intervenuti presso l'ospedale dove la ragazza era stata portata dai genitori dopo aver subito la violenza. La ricostruzione dell'accaduto e l'individuazione dei giovani effettuata dai carabinieri con complesse attività di indagine è stata efficace in quanto ha consentito l'acquisizione anche di elementi di riscontro all'ipotesi iniziale, nonché di delineare il ruolo di ciascuno dei componenti del gruppo. Nelle prossime ore i ragazzi potranno fornire la loro versione dei fatti. Un'indagine è stata aperta dalla Procura di Napoli sulla morte di un medico odontoiatra di 50 anni, deceduto 2 giorni fa presso l'ospedale del Mare di Napoli. Le circostanze del decesso hanno spinto il PM D'Amodio ad aprire un fascicolo di inchiesta e a disporre il sequestro della salma dell'uomo. Secondo quanto denunciato dalla moglie del 50enne, l'uomo avrebbe perso la vita in seguito a un arresto cardiaco mentre veniva sottoposto a TAC. L'odontoiatra sarebbe arrivato al pronto soccorso in preda a forti dolori addominali dovuti ad una pancreatite acuta e trasferito dal San Giovanni Bosco all'ospedale del Mare dove poi è deceduto. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato questa mattina nella stazione centrale di Napoli un pregiudicato senegalese di 35 anni in Italia senza fissa dimora con le accuse di tentato omicidio e resistenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio. Lo straniero, fermato per un controllo da una guardia aggiudata che lo ha invitato ad allontanarsi dalla stazione, ha estratto un coltello di 21 centimetri cercando di colpire il vigilante. La guardia aggiudata con mossa fulminea fendente. Il pregiudicato è stato quindi fermato ed arrestato dai poliziotti del reparto operativo di Napoli Centrale, disarmato e condotto in carcere. La Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione denominata Nettuno ha segnalato un complessivo danno erariale per oltre 800.000 euro causato dagli ex vertici dell'amministrazione comunale di Capaccio Pestum e dal legale rappresentante dell'ente morale per le antichità e i monumenti della provincia di Salerno. L'operazione condotta dai finanzieri della compagnia di Agropoli ha riguardato la gestione di un casale storico che è ubicato nella zona protetta dell'area archeologica di Pestum ed era stato affidato dal comune di Capaccio all'ente morale che a sua volta aveva provveduto ad affittarlo ad una nota famiglia del posto per la gestione di un'attività di ristorazione. Dalle indagini condotte dai finanzieri è emerso che i canoni di affitto del prestigioso immobile, peraltro irrisori, confluivano direttamente sul conto corrente del privato che se ne appropriava indebitamente. 3 esemplari di pesce spada sotto taglia per un peso complessivo di 8 kg, pronti per essere messi in commercio, sono stati sequestrati durante un controllo sulla strada statale 18 Cilentana dalla Guardia di Finanza di Vallo della Lucania. La specie ittica è tutelata dai regolamenti comunitari e internazionali che prevedono il divieto assoluto di pesca di questa specie dal 1 ottobre al 30 novembre allo scopo di consentire il ripopolamento della fauna ittica. I militari hanno fermato e sottoposto a controllo un furgone sul quale erano trasportati gli esemplari di pesce spada oltre a circa 130 kg di pesce, molluschi e crostacei privi della tracciabilità. Per il titolare dell'attività commerciale, sanzione amministrativa di 34.500 euro. Un parroco napoletano di 75 anni è stato investito ieri sera in via Ferrara nei pressi del Corso Meridionale nel quartiere Vasto a Napoli. Il prete colpito da un'automobile ha riportato gravi politraumi ed un importante trauma cranico. Portato d'urgenza all'ospedale Loreto Mare e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. La polizia sta procedendo agli accertamenti del caso che includono anche gli esami tossicologici rivolti all'investitore che si è fermato a prestare soccorso. Ed è da questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Sabato 2 aprile 2016.